Non c'è International Fireworks Fair se non c'è Angelo Coda, se non c'è l'Hotel Clorinda. Ciao Angelo, ben ritrovato, o meglio, siamo tornati. Ben trovati a voi, ben trovati e grazie della vostra presenza e dell'attenzione. Ecco Angelo, 12ª edizione, quali sono le novità di quest'anno? Beh, le novità di quest'anno è che aumenta il numero degli espositori, aumenta il numero delle presenze, aumentano le presenze internazionali, quindi sempre più internazionalizzazione. Sempre più innovazione, perché pirotecnia è tradizione ma anche innovazione, quindi è il leitmotiv di queste edizioni, in particolare di questa di quest'anno. Tanta artigianalità italiana, ma artigianalità capace di aggredire i mercati internazionali. Quindi abbiamo visitatori provenienti da varie nazioni, dal centro Europa, del nord Europa, ma anche del Mediterraneo. Questo ci fa molto piacere perché garantisce un futuro al nostro evento. Ecco, nello scorso anno, 11ª edizione, ci siamo lasciati con una speranza, quella che il Made in Italy potesse in un certo qual modo espandersi il più possibile. A distanza di un anno, secondo te, come sono le cose? Io credo che a distanza di un anno i dati sono positivi, anche perché le aziende italiane si sono attrezzate, hanno imparato a produrre col marchio CE. Questo gli permette di promuovere e commercializzare in maniera professionale le proprie produzioni, che qualitativamente non sono seconde a nessuno, su mercati nazionali, ma in particolare quelli stranieri. Quindi io credo che questo sia un ottimo risultato raggiunto dalle nostre aziende. Ci ritroviamo a parlare spesso di un argomento in particolare, quello delle famiglie, perché nella pirotecnia molto diffusa è proprio la famiglia in senso stretto. Le aziende, le ditte si diffondono soprattutto legandosi appunto ai propri parenti. C'è però un punto nel quale poi fa sì che altri esterni possano dare quel quid in più alle ditte stesse. Secondo te, il concentrarsi soltanto con le famiglie, legandosi ai parenti stretti, è una sorta di limitazione per le ditte italiane? Ma soprattutto del sud, poi. L'artigianalità delle nostre aziende è quella. L'artigianalità delle nostre aziende è quella. Non c'è niente da fare. L'azienda, prima ancora di essere azienda, è famiglia nel meridione, ma in Italia nella pirotecnia è così. Se è una limitazione, sì, lo è, ovviamente lo è. Lo è per la pirotecnia, ma lo è per tutte le aziende italiane, grandi e piccole, che sono legate alle dinamiche familiari. La storia la vediamo sui marchi della moda, sui marchi del lusso, sui marchi delle autovetture addirittura. Purtroppo l'industria e l'artigianato italiano è legato alla famiglia. Se questo è un valore, una limitazione, io sinceramente non lo so, però è una realtà che sicuramente impedisce il crescere delle aziende, perché portare l'azienda da famiglia a management è un passo culturale importante. Vedremo. L'importante è mantenere alta la qualità. Ormai l'International Fireworks Fair è diventato di casa qui all'Hotel Clorinda. Ogni anno c'è sempre qualche cosa in più, ma quando cominci l'organizzazione, qual è il punto? Quello che, quando apri gli occhi e dici ok, io inizio a preparare l'International Fireworks Fair in questa edizione, quello che ti ricordi di più, quello, il momento magari particolare, quello più bello fino a questo momento? Il momento più bello è quello vedere questi stand che vengono allestiti, che di colori, dell'anima degli espositori e dell'anima delle famiglie, perché noi ci rendiamo conto che quando vediamo dentro tre generazioni sotto lo stand che promuovono il proprio marchio, stiamo facendo qualcosa di bello. Allora possiamo dire buon divertimento. Assolutamente sì. Grazie Angelo. Grazie a tutti.